Amici sportivi, buon pomeriggio dal Riccardo Garrone di Siracusa. Siamo pronti a seguire il match tra Real Siracusa, Belvedere e Masca Lucia, che stanno facendo in questo momento il loro ingresso in campo. Al microfono per la telecronaca, come sempre, Maurilio Abela, commento tecnico affidato a Beppe Ianni, che è qui accanto a me. Per le riprese, Alessandro Bellanic, assistente video Valeria Migliore. Squadre in campo con il Real Siracusa in maglia scura, pantaloncini bianchi e calzettoni scuri. In maglia e pantaloncini bianco-rossi il Masca Lucia San Pio X con calzettoni bianchi. Subito le formazioni: Real Siracusa Belvedere in campo con Scordino, Sampson, Midolo, Provenzano, Saraceno, Falla, Iacono, Silla, Frittitta, Ruiz, Melluzzo. In panchina con il tecnico Galfano ci sono il secondo portiere Alosi e poi una panchina davvero green con Di Domenico, Mazzone, Busà, Novello, Fucile, Greco, Porchia e il rientrante Veneziano. Il Masca Lucia risponde con Romano, Cucuzza, Sgarlata, Strano, Scalia, Librizzi, Camarà, Di Maggio, Randis, Belluso e Ranno. In panchina con Gaspare Cacciola, il secondo portiere Bellocchi, Algiati, Trovato, Monreale, Badaie, Gallo, Anastasio e Finocchiaro. Dirige l'incontro il signor Angelo Gulisano di Acireale, che sarà assistito da Arturo Artellini e Saverio Francesco Di Martino, entrambi della sezione di Ragusa e Abate del Giarre. A quota 16 è cominciata la partita in questo momento. Vediamo chi va alla battuta di questo calcio di punizione. Parte Randis, il destro, murato dalla barriera, ma quindi Silla allarga ancora sulla destra per Provenzano. Vediamo se riesce a tenere il pallone in campo. E così alza la testa, va al traversone sul secondo palo, smanaccia il portiere, c'è però Silla al limite dell'aria, prova l'interno destro, fischio dell'arbitro, Belluso va di destro, palla alta di poco, non di pochissimo, insomma un 2-3 metri forse. Di anticipare ad oggi questa partita, va Silla, il destro, palla fuori, a spazio, si gira, avanza, testa alta, l'esterno destro in profondità per Frittitta, area di rigore, vediamo se ci arriva, no, non ci arriva Frittitta. Silla su di lui, supera due avversari, poi va al tiro velleitario di interno destro, anche abbastanza debole. Però arriva il fischio finale del primo tempo, proprio dopo un minuto di recupero finisce un primo tempo tutt'altro che spettacolare. Beppe, le premesse erano diverse, primi 10-15 minuti davvero a ritmi elevati, poi piano piano i ritmi si sono abbassati e abbiamo visto molto poco. Arriva, comunque ricominciato adesso il secondo tempo. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, il sinistro di Ruiz in area di rigore, solo maglie del Masca Lucia. Arriva poi la volée di destro di Frittitta, che chiama l'inserimento Iacono, il traversone, ribattuto ancora Iacono in area di rigore, poi il colpo di testa ad anticipare l'avversario da parte di Scalia. C'era pronto alla battuta Provenzano. È chiaro che tende il giocatore a fare lo sbaglio. Attenzione qua. C'è stato il colpo di testa da parte di Belluso con palla alta. Ancora il pallone all'indietro per Anastasio, anzi per Gallo. Attenzione, il lancio in mezzo con il numero 9 che segna ed è gol. È gol di Randis.
si è fermata la difesa del Real Siracusa e ha segnato Randis al quindicesimo, quindi Real Siracusa in bambola in questa circostanza. Si è perso completamente la difesa aretusea, si è persa completamente Randis, che firma così il suo sedicesimo gol in campionato, anzi quantomeno per evitare la sconfitta. Midolo, il traversone verso Frittita, c'è però Sampson e poi Frittita, la palla è lì e rete, gol. Gol di Frittita, 1-1. La sistema lui, Stefano Frittita. Non avevo neanche terminato di dire che bisogna cercare di sbloccarsi in avanti, che ho praticamente servito un assist a Frittita, il quale forse si è sentito un po' spinto, ecco, motivato. Sampson ha fatto, si è inserito dalla destra e poi il pallone è arrivato a Frittita, che l'ha messa dentro al ventesimo. Applausi per... anzi no, esce Capitan Ruiz, quindi... pensavo che uscisse Iacono, invece no, esce Ruiz, una mossa sorprendente. Esce Iacono, stavolta sì, esce Robert Iacono. Al 71esimo minuto. Pressing efficace, Belluso, attenzione a Randis in area di rigore. Randis il sinistro, alto di poco, occasione per il Mascalucia, che per poco non approfittava di un altro errore difensivo del Real Siracusa, ma Randis da buona posizione non è riuscito ad inquadrare la porta. Adesso lo chiude Falla, ma la palla è sempre per lui che va al tiro, il gol! Segna ancora Randis! Ed è 2-1 Mascalucia al Garrone al 34esimo. Ancora Randis che colpisce. Ed esce Sampson. Dunque scusa per Sampson al 41esimo. Per Novello, sulla destra per Novello, il traversone va al tiro e c'è il rigore! È rigore per fallo su Melluzzo! Atterrato Simone Melluzzo e calcio di rigore per il Real Siracusa Belvedere al 44esimo. Sta andando verso la... la panchina della Mascalucia, viene espulso anche Cacciola. Espulso Cacciola per protesta. Espulsione per il Mascalucia, Strano e Cacciola. Mascalucia che termina in 10 uomini. Va Melluzzo e segna! Ed è 2-2! Rete di Simone Melluzzo. Sale a quota 12 nella classifica dei marcatori del girone B di eccellenza. Attenzione perché si accendono gli animi. Poi finisce giù, ma finisce anche la partita. Dopo 4 minuti e mezzo di recupero quasi, finisce 2-2 e per il Reale un buon pareggio che l'avvicina alla salvezza. Più 9 sul Pedara. Dunque 2-2 al Garrone tra Real Siracusa, Belvedere e Mascalucia. Da Maurilio Abele è tutto, grazie a Beppe Ianni per la collaborazione tecnica, grazie ad Alessandro Bellanic per le riprese, all'assistente video Valeria Migliore. È tutto, grazie e appuntamento alla prossima gara interna del Real Siracusa Belvedere contro l'Enna. Arrivederci.